Disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e sulle piattaforme all gen, Watch Dogs è il free roaming con cui Ubisoft inaugura la sua nuova stagione di produzioni. Ampiamente criticato per un colpo d'occhio lontano da quello dei filmati di presentazione, il titolo si mostra in verità parecchio in forma. A fronte di una grafica sostanzialmente molto regolare, il gioco evidenzia infatti una cura maniacale nel level design, una fortissima densità di incarichi ben caratterizzati e soprattutto un gameplay solido e intrigante. Watch Dogs racconta la storia di Aiden Pierce, un hacker un po' paranoide che vive in una Chicago sorvegliatissima, tenuta d'occhio dall'onnisciente CTOS. A causa di un lutto familiare di cui ha la colpa, Aiden è diventato un cupo vigilante urbano, mosso da spietati propositi di vendetta. La trama di Watch Dogs, purtroppo, parte fiacca e non ingrana mai, restando per tutto il corso dell'avventura una pallida traccia, fatta di personaggi quasi mai a fuoco, e davvero troppo diluita per riuscire a lasciare il segno. Ci sono, nel corso della trentina di ore necessarie a portarla a termine, alcuni momenti ben riusciti. Scene molto tese e ben scritte, oppure sequenze ottimamente tenute, che aprono una finestra sui traffici nascosti della malavita tecnologica di Chicago, ma si tratta sfortunatamente di chiazze di colore che punteggiano una narrazione altrimenti disorganica. Ed è un peccato che la sceneggiatura risulti così debole, perché le tematiche che strisciano tra le righe sono interessanti e l'atmosfera che Ubisoft Montreal ha creato è riuscitissima. La Chicago ipertecnologica di Watch Dogs è una metropoli per certi versi soffocante, incarnazione di tutte quelle ossessioni sulla sicurezza dei dati e sulla sorveglianza spuntate dopo il recente Datagate. Da questo punto di vista, Watch Dogs la spunta su tutti quei free roaming urbani senza arte, lavorando su ottime suggestioni che finiscono per caratterizzare ottimamente il mondo di gioco. Watch Dogs è un titolo smisurato. Oltre alla impressionante estensione della trama principale, il numero di missioni secondarie è davvero soverchiante. Schizzando da un incarico all'altro, si scopre peraltro un gameplay molto curato. Nella sua sostanza, Watch Dogs è uno shooter in terza persona. Nel caso in cui si voglia adottare un approccio diretto, si scopre il sistema di coperture ormai imprescindibile per il genere, e persino una difficoltà abbastanza stimolante. Le missioni possono essere però affrontate anche restando sotto traccia, sorvegliando le routine delle guardie e poi arrivando non visti alle loro spalle. L'elemento distintivo della produzione è comunque il sistema di hacking, che per fortuna si amalgama in maniera esemplare con tutti gli approcci che è possibile utilizzare. Grazie al suo smartphone, Aiden può prendere possesso delle telecamere di sorveglianza e poi mandare in palla i sistemi cittadini e gli equipaggiamenti dei nemici. Quello che più colpisce è proprio la potente influenza che l'hacking ha su tutti gli approcci. Che si utilizzi per deviare i percorsi delle guardie, oppure nel bel mezzo del combattimento armato per far esplodere le granate in dotazione ad un nemico, o ancora per ripulire un'area sorvegliata prima dell'incursione, il sistema vivacizza in maniera brillante ogni situazione, garantendo una discreta varietà ed una forte libertà decisionale. Per gli integralisti poi c'è persino la possibilità di terminare qualche piccolo incarico sfruttando solo le falle del sistema tecnologico della città. In questi momenti sembra quasi di trovarsi a risolvere dei veri e propri puzzle ambientali. La struttura delle missioni, principali o secondarie che siano, resta ben calcolata in ogni situazione, e il miglior pregio di Watch Dogs è proprio il fatto che, nonostante si tratti di un free roaming molto vasto, il level design sia sempre calcolato, con aree attentamente costruite e sempre ricche di possibilità. È l'hacking, insomma, la chiave di volta che regge tutta la produzione, il fulcro del gameplay. Onnipresente, necessario persino nel corso delle fughe in auto, dove non c'è data la possibilità di sparare dal finestrino, ma bisogna invece utilizzare i semafori, i limitatori del traffico e le provvidenziali esplosioni dei tombini per mettere fuori gioco gli inseguitori. Ecco quindi il segreto della produzione targata Ubisoft, una spiccata originalità che gli deriva da un rapporto tutto nuovo con l'ambiente di gioco, con l'infrastruttura cibernetica che il team ha costruito pezzo dopo pezzo. Davvero ben tenuta anche la progressione. C'è un sistema di potenziamenti che permette di migliorare le qualità di Aiden, sbloccando anche device EPM che disabilitano momentaneamente i radar della polizia o il blackout che spegne interi quartieri per qualche secondo. Dal punto di vista tecnico, Watch Dogs è un prodotto che deve venire a patti con la potenza dei nuovi hardware e con una genesi sostanzialmente cross-gen. La realizzazione dei personaggi è l'aspetto che forse lascia più interdetti, senza convincere mai pienamente. Per quel che riguarda la qualità del colpo d'occhio generale, bisogna sottolineare una certa alternanza fra scorci riusciti ed altri davvero spogli. A seconda che si vada in giro di notte o di giorno, il volto di Chicago cambia notevolmente. Nelle scorribande diurne non sarà raro rimanere un po' interdetti dalla presenza di texture abbastanza piatte. La notte, invece, gli effetti di luce e le riflessioni sull'asfalto bagnato riescono a convincere, regalando un impatto scenico decisamente più solido.
È evidente però che lo sviluppo cross-generazionale abbia pesato molto sulle qualità tecniche del titolo, che anche a livello di densità della popolazione e del traffico cittadino rientra abbondantemente nei canoni dei free roaming visti di recente sulle vecchie piattaforme. Complessivamente comunque, il colpo d'occhio di Watch Dogs è buono, anche se non rivoluzionario. Si allinea a quello di tanti altri prodotti sviluppati a cavallo fra queste due generazioni e presenta anche i suoi bei momenti, seppure si avvalga ancora di espedienti tecnici un po' superati. Watch Dogs è uno dei migliori free roaming usciti negli ultimi anni. A livello contenutistico e per quel che riguarda il carattere del gameplay, il titolo Ubisoft ha davvero pochi eguali. Anzi, proprio quando si esaminano le sparatorie, le fughe in auto e i momenti stealth, l'avventura di Aiden risulta davvero entusiasmante. L'introduzione dell'hacking riesce a caratterizzare in maniera nettissima tutte le situazioni, lasciando al giocatore una fortissima libertà interpretativa e poi diventando elemento distintivo persino delle quest secondarie. È un peccato solamente che Watch Dogs non riesca a fare l'ultimo balzo di qualità sul fronte narrativo e della componente online. La trama resta poco sapida e non tutte le modalità multiplayer tengono banco. Eppure Watch Dogs ha dalla sua degli spunti eccezionali, soprattutto nella meticolosa costruzione di un'ambientazione credibile che trasmetta costantemente l'ossessione per la privacy e per la sicurezza. Questo è, oltre al gameplay eccezionalmente ricco, un elemento di forte originalità in Watch Dogs, che risulta in ultima analisi un titolo nuovo e suggestivo, un IP riuscita al primo colpo ed uno dei sandbox più estesi di sempre.